Allora, adesso passiamo a vedere praticamente come ottenere una buona forma di tiro già dall'inizio con un principiante. Allora, intanto dobbiamo iniziare a imparare fin da subito gli allenamenti a corpo libero. Quindi abbiamo già detto al nostro principiante come posizionarsi e vediamo posizione 1. Questa è la posizione di partenza, quindi una posizione in cui il corpo è perfettamente allineato, quindi perfettamente allineato il proprio baricentro sui piedi, le braccia a croce. Posizione 2, testa ruotata verso il bersaglio naturalmente. Posizione 3, manteniamo questo braccio e andiamo all'ancoraggio. Questa è la posizione 3. Posizione 4, release e rilasciamo di un pollice. Ripetiamo, posizione 1, posizione 2, posizione 3. Qua possiamo vedere la linea, le due linee perfettamente perpendicolare, la linea che deve arrivare a questa altezza. Quindi l'altezza del gomito, il gomito deve essere naturalmente alto in questa posizione per permettere di ottenere poi successivamente i giusti allineamenti con i muscoli dorsali, innescando poi i muscoli dorsali, avere i giusti allineamenti tra spinta e trazione. Release di non più di un pollice, dobbiamo rilasciare per non più di un pollice. Molto bene, abbiamo mantenuto perfettamente la nostra posizione. Dopo che abbiamo imparato molto bene, e non si fa in 5 minuti, ma ci andrà tutta la buona lezione per ottenere questo risultato, possiamo passare alla banda elastica. La banda elastica, qualsiasi elastico, questo è il classico elastico da fitness che potete trovare da Decathlon, lo possiamo utilizzare per ottenere lo stesso schema corporeo che abbiamo visto prima, ma con il nostro elastico. Come posizioniamo il nostro elastico? Ci mettiamo nella posizione 1. Normalmente io vedo che tutti mettono l'elastico in questa posizione e poi tirano. No, l'elastico lo dobbiamo mettere in questa. Lo vedo che tutti mettono l'elastico in questa posizione e poi tirano. L'elastico va messo al contrario, in questa posizione, e l'elastico deve arrivare al gomito, ok? In questa posizione. Quindi deve, per simulare l'arco, questo è il punto di spinta, prendiamo con le nostre tre dita e andiamo in ancoraggio, su bene il gomito, release. E anche qua impariamo, dobbiamo imparare assolutamente a rilasciare, poi lo vediamo bene successivamente, a imparare a rilasciare questa posizione, non più di 1-2 pollici al massimo, ok? Rivediamolo. Ricordiamoci che l'elastico, per avere un pochino di forza, deve arrivare alla giuntura del gomito. Molto bene, prendiamo 3, ancoraggio, molto bene, bel ancoraggio, ben rilassato, il polso in linea, gomito naturalmente alto, la struttura deve essere sempre questa, di perfettamente in linea, con il corpo perfettamente verticale. Il corpo perfettamente verticale in questa posizione. Release, molto bene. Anche qua ci vuole il suo tempo per ottenere questo risultato. Vediamolo di schiena. Molto bene. Ancoraggio, su bene il gomito. Ecco, vediamo. Perfettamente allineato e poi dovremo trovare questa linea, che questa è la posizione ottimale. Release e abbiamo rilasciato in modo naturale. Molto bene. Brava Noemi.